Amen, amen. Io voglio unirmi un po' a quello che gli altri servi hanno condiviso questa sera. Mi scuso un po' per la voce bassa, sono in ripresa, però ci tenevo a essere qui per proclamare la parola di Dio. Siamo chiaramente nella settimana, forse tra le più importanti, per quanto riguarda il ricordo della nostra fede, la settimana di Pasqua. Abbiamo sentito abbondantemente tanti punti di vista diversi su questo tema. Sicuramente il fulcro di questo episodio, che è la morte e resurrezione, lo troviamo quando Gesù sulla croce ebbe l'ardire, ebbe quella forza allo stremo ormai delle sue forze umane, forze fisiche, quasi alla fine della sua esperienza in vita prima della resurrezione. Ormai aveva versato tutto il suo sangue, con l'ultimo fiato che aveva in corpo disse: tutto è compiuto. E in quell'affermazione cambia il corso di tutta la nostra vita. Stavo riflettendo sul famoso dal greco tetelestai, che letteralmente significa tutto è stato e sarà per sempre compiuto grazie al mio sacrificio. Riflettevo su questa affermazione perché è una grande garanzia. Il Signore dei cieli e della terra ha detto: non ti preoccupare, il tuo passato, il tuo presente ed il tuo futuro io li ho caricati sulla mia croce affinché avessero redenzione per quanto riguarda il passato, salvezza per quanto riguarda il presente, vita eterna per quanto riguarda il futuro. E mi veniva in mente, pensando a questa affermazione, ad una storia che mi condivisero tanti anni fa, quando ero un ragazzo, nella fede. E questa storia parla di quel periodo nella nostra nazione, ma in realtà nel mondo, delle grandi migrazioni, no? Si lasciava il vecchio continente, io sono siciliano e nella mia regione tantissimi hanno lasciato la Sicilia in cerca di fortuna nel nuovo continente, negli Stati Uniti. E questa storia parla di un uomo che era povero, aveva qualche pecora, un po' di bestiame, ma decise che era stanco della vita in povertà. Così raccolse quelle quattro cose che aveva, le vendette, e da quello è riuscito ad avere i soldi per acquistare un biglietto per la traversata in nave verso gli Stati Uniti, una forma di formaggio e un po' di pane. E così si avventurò. Salì sulla nave e subito cercava un posto dove dormire, quindi vide una scialuppa di salvataggio e si mise lì e lì dormiva la notte. Lui mangiava un po' di formaggio, un po' di pane. Nel frattempo, passeggiando durante la giornata, si attaccava alle vetrine della sala ristorante e desiderava mangiare di quei cibi succulenti, stare al calduccio, però lui doveva stare fuori, non era per lui quel posto, lui era nato povero e quindi doveva stare nella parte più umile di questa nave. Passavano i giorni, le settimane, il pane era sempre meno, il formaggio era sempre meno e lui cominciava ad essere anche cagionevole di salute per via dell'acqua, del vento che prendeva ogni giorno, del caldo cocente e quindi sempre lì a guardare da lontano quelle persone più fortunate di lui, che invece stavano bene nella loro cabina vista mare. Così alla fine di quella traversata ormai non aveva più niente, era a digiuno da diversi giorni, con l'ultimo residuo di forze si aggrappa fuori dalla scialuppa e sentì gridare: terra, terra! Allora tutti uscirono fuori e videro la statua della libertà. E lui ormai si trascinava, non ce la faceva quasi più quando si vide prendere dal suo abito ormai tutto strappato, cencioso, da un marinaio. E disse: chiamò subito la sicurezza perché c'era un clandestino a bordo, perché vide un uomo sporco, smagrito, tutto cencioso. Allora quest'uomo disse: no, non sono un clandestino, e fece vedere il biglietto a questo marinaio. Quando il marinaio vide il biglietto, sobbalzò. Disse: ma perché si è ridotto in questo modo? Perché sta così? Nel suo biglietto c'è scritto tutto incluso. Aveva diritto a tutto, ad una cabina calda ed accogliente, al vagone e ristorante, al miglior cibo. Perché si è ridotto in questo modo? E questa storia mi ha fatto riflettere su quello che delle volte è la nostra vita. Gesù 2000 anni fa ha detto: Chiesa, tutto è compiuto. Però delle volte la nostra vita non parla di questa benedizione. Allora il fratello prima di me, guardate com'è perfetto lo Spirito Santo, ha concluso con il verso che invece voglio usare per aprire. Leggiamo insieme prima Giovanni di nuovo, fa sempre bene rileggerlo, al capitolo 5, verso 4, e guardiamo cosa ci dice la scrittura. E dice: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Ciò che farà la differenza nella nostra vita tra la vittoria
e la sconfitta in ogni area della nostra vita è solamente la nostra attitudine. Dobbiamo radicarci nell'attitudine di fede, perché la fede è quell'elemento che rende visibile ciò che soltanto in questo momento puoi desiderare nella tua mente e nel tuo cuore. La fede è quel braccio spirituale che porterà nella tua vita la benedizione che stai cercando. E questo il diavolo lo sa, per cui il diavolo da sempre, da quando noi siamo sul pianeta Terra, proverà sempre ad abbassare la nostra fede. E lo fa attraverso le solite strategie che non dobbiamo ignorare, dice la scrittura. Una prima cosa certamente sono gli eventi dolorosi. Quando accade qualcosa di doloroso, la nostra fede cala, cominciamo a farci mille domande. Oppure attraverso le cattive compagnie. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, quindi persone che ci influenzano negativamente, che abbassano la nostra fede, che ci portano lontano dagli appuntamenti divini, dagli appuntamenti cristiani, e qui ci carichiamo di altre cose. Leggetevi poi il Salmo 1, non ti sedere in compagnia degli schernitori, non camminare per la via dei peccatori. Ma un'altra cosa che usa molto più frequentemente è la confusione. Al diavolo basta che tu sia confuso. Non deve necessariamente toglierti proprio tutta la fede, basta che la tua fede sia confusa che potrà dominare la nostra vita. E vi ricordate Gesù nel deserto, quando fu tentato per 40 giorni dal diavolo? Cosa fece il diavolo? Cominciò a fare domande, non fece affermazioni. Il diavolo vuole metterti tanta confusione, tante domande per spiazzare la tua fede. La prima che gli fece è: ma se tu sei il figlio di Dio, perché sei nel bisogno? Perché manchi del pane? Mi è mai successo di pensarla così? Ma come, io incoraggio gli altri? Ma perché, se sono un figlio di Dio, mi ritrovo ad avere questo bisogno? Perché non vedo benedizione? Perché la persona invece che vive a fianco a me, che nel compromesso sta meglio di me? E il diavolo insinua questo pensiero, lo fece anche con Gesù. E poi aggiunse: ma scusami, ma perché continui a adorare il Signore, a pregare ogni giorno? Ma se tu invece ti inginocchi al principe di questo mondo, segui questo sistema, tutti i regni, la loro gloria te la do io. Ma perché ancora pensi che sia necessaria la grazia per ottenere? Ma fai tu con le tue forze e ruba un pochettino anche tu, come fanno tutti, e vai anche tu nel compromesso e cerca la raccomandazione. Perché non ti prosti a questo sistema, adori questo sistema? Perché guarda che tu ti trovi nel deserto, dov'è il tuo Dio? Ma è successo soltanto a me? E poi aggiunse e mise Gesù proprio nell'orlo di un precipizio. Vi è mai successo di trovarvi nell'orlo di un precipizio, in una relazione, nell'economia, nella salute? Vi è mai successo? E disse: ma scusami, fai una cosa, non ascoltare il consiglio di Dio, non fermarti ancora ad aspettare, sono quasi 40 giorni che preghi qui in questo deserto, ma fai una cosa, ma lanciati, buttati, non seguire per forza un rema da parte di Dio. Questa è la confusione. Ma Gesù rispose alla confusione. Oggi è tempo che noi, proprio questa sera, prendiamo la nostra ferma decisione di rispondere ai dubbi del nemico. E Gesù disse: a me non interessa quello che io non ho. Non mi focalizzerò sul pane che non ho, sulla fame che ho. Io mi focalizzo sulla gratitudine. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che già lui ha detto per me. Quindi anche se ancora io non vedo il pane di cui ho realmente bisogno, non lascerò il mio Signore, perché sono grato per la croce, sono grato per la salvezza, e la gratitudine renderà la mia gioia costante, perché mi focalizzo su quello che già ha fatto e non su quello che ancora farà. E io so che lo farà. Come dissero gli amici di Daniele: noi non ci piegheremo davanti a te, il nostro Dio è abile da liberarci, ma anche se non lo facesse, noi non lo lasciamo. E questa è l'attitudine di fede che vince il mondo. Quando il diavolo vede cuori convinti, fugge via, perché vede una resistenza di fede. E poi disse un'altra cosa: io non adorerò mai il sistema di questo mondo. Io non smetterò di adorare il mio Dio, perché nell'adorazione cambia l'atmosfera. E nella lode il nemico fugge via, perché le labbra che lodano sono labbra che stanno proclamando fede. La lode è fede in azione. Il diavolo non può stare in una casa di lode e adorazione. Non può stare a fianco ad una persona che dalle sue labbra esce lode. E poi Gesù aggiunse: non tenterò il Signore, il Dio mio, non mi lancerò qui così a casaccio perché sono impaziente. Io aspetterò pazientemente, non tenterò il mio Dio, io aspetterò la sua parola, perché o lui mi parla o io non mi muovo. E se devo aspettare 40 giorni, aspetterò 40 giorni in questo deserto, perché è lo Spirito che condusse Gesù nel deserto, è scritto così, quindi lo Spirito Santo mi assisterà.
E quando Gesù rispose al dubbio con la sua fede, come vedete, semplice, cosa è scritto? Che gli angeli scesero e lo servirono. Cioè, subito dal cielo arriverà la pace nel tuo cuore e il tuo cuore sarà servito, sarà alimentato, sarà nutrito da tutte le benedizioni del cielo, fonte della vera benedizione. Amen. Quindi non restare nella confusione e rispondi sta scritto, sta scritto, sta scritto, e non lasciare il tuo Dio. E a questo proposito l'apostolo Paolo parlò al suo figlioccio spirituale Timoteo. E leggiamo Seconda Timoteo dal capitolo 4, dal verso 1. Leggiamo questa scrittura. Questa scrittura è particolare, perché dice: ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare vivi e morti nella sua apparizione e nel suo regno, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Perché verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie. Distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Attenzione al verso 5. Ci dai quattro pilastri di una fede che vince. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, fa opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Queste sono le quattro cose che dobbiamo sempre fare indipendentemente dalle prove che passiamo nella nostra vita. La Bibbia dice: impara ad essere vigilante. Cioè, quando sei in difficoltà, quando ti trovi nel deserto, non smettere di aprire gli occhi spirituali. Per favore, mio fratello, mia sorella, non guardare mai ciò che ti accade dal punto di vista degli uomini. Perché dove l'uomo vede morte, Dio vede resurrezione. Dove l'uomo vede impossibilità, Dio vede miracolo. Stii vigilante, continua a guardare ciò che ti accade dal punto di vista di Dio. E poi aggiunge: sopporta le sofferenze. O meglio, non attribuire alla sofferenza una disgrazia, un'ingiustizia. Delle volte noi abbiamo questo tranello mentale che ci porta il diavolo. Se tu fossi il figlio di Dio non ti troveresti nel deserto, come se la sofferenza non facesse parte della vita dei credenti. Non è così. La sofferenza fa parte anche della vita dei credenti, quindi dobbiamo sviluppare resilienza, ovvero la sopportazione, sapendo che la prova della nostra fede produrrà perseveranza. Non mollare nella sofferenza e non ti isolare. Cerco un fratello accanto a te, questa meravigliosa TV che ci fa ogni giorno incoraggiare dalla mattina alla notte, ma impara a sopportare le sofferenze, perché non è vero che se tu sei un figlio di Dio non devi soffrire, non è vero che la sofferenza significa che sei fuori dalla volontà di Dio. Delle volte la sofferenza è necessaria per sviluppare la nostra fede, per scoprire la grazia di Dio, però ricordati una cosa e ti voglio incoraggiare: ogni sofferenza che tu passerai, se l'attraverserai con la grazia di Dio, diventerà in te ringraziamento, perché ne uscirai fortificato. E poi aggiunge: fai l'opera di evangelista. Sì, perché il diavolo vuole, questa è una cosa che dico sempre, vuole una chiesa egocentrica, concentrata solo sui nostri bisogni, i nostri problemi, andare in chiesa solamente per ricevere il proprio miracolo, pregare solamente per le nostre richieste, dimenticando che fuori c'è un mondo che sta morendo. E la croce, il sacrificio di Cristo è troppo importante per lasciarlo soltanto all'1% della popolazione italiana. Dobbiamo continuare a parlare di Cristo ad ogni persona, anche se il nostro cuore in questo momento è in sofferenza. Dobbiamo necessariamente continuare ad essere altruisti, anche quando dentro di noi il mondo sta crollando, perché cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte. Gesù ce l'ha insegnato tante volte, col cuore contrito continuava e continuava a fare opera di evangelista. E poi aggiunge: e adempi la tua chiamata, il tuo ministero. Sì, questo aiuta la tua fede. Sapete quante volte ho detto sì al Signore nel fare quello che devo fare per Lui, quello che voglio fare per Lui, anche quando il mio corpo, la mia anima non se la sentiva? Ma proprio in quei momenti ti sentirei ricaricato da una forza soprannaturale. Non accettare la sconfitta, non ti accasciare su quel divano in attesa di stare meglio, ma alzati in fede, alzati, adempi la chiamata che Dio ha messo nel tuo cuore. Come diceva il pastore Petrone prima,
Bisogna pregare per i ministri, ma tutti quanti noi abbiamo un ministero, una chiamata della riconciliazione, della preghiera, dell'intercessione, che dobbiamo continuare ad adempiere perché soltanto una Chiesa unita, col contributo di ogni membro, salverà questa generazione. Sì, il mondo ha bisogno di te, proprio di te che stai guardando questo programma. Lo so che forse ti sembra la cosa più lontana dell'universo, ma è così. Dio ha messo in te un deposito di grazia, adempi il suo ministero. Amen. Perché i tempi sono difficili. I tempi sono, l'abbiamo detto prima, dove la gente cercherà favole e se la Chiesa non parla, ascolteranno altri. Se non è la parola di Dio a circolare, ascolteranno altre parole. Se non è la preghiera a combattere, saranno altri principati, altre potestà a vincere. Dobbiamo quindi essere determinati in questo. Allora l'Apostolo Paolo continua al verso 7, sempre di Seconda Timoteo 4, dandoci un po' l'incoraggiamento per poter regnare in questa generazione indossando la corona della giustizia. Al verso 7 di Seconda Timoteo 4 dice: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede e quindi per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione, quindi anche a me ed anche a te. La corona della giustizia è quel marchio, quel sigillo che il Signore mette su di te, che forse tu non vedi con gli occhi naturali, ma lo vedono i demoni, ma lo vedono le forze spirituali. E quando tu regni, vivi con la corona della giustizia nel tuo capo, che parla di grazia e di redenzione, allora ogni circostanza deve sottomettersi alla volontà di Dio. E questa corona necessita di un incoraggiamento. E Paolo dice: io prima, come prima cosa, ho deciso di non smettere di combattere. Cioè, io ho fatto il buon combattimento. Non mi sono scandalizzato quando la vita mi ha preso a cazzotti. Non ho detto: Dio, dove sei? Perché mi è arrivato questo pugno sullo stomaco attraverso questa notizia? Io ho combattuto. Ho risposto al nemico con una controrisposta spirituale, ho risposto al dubbio del nemico con lo sta scritto, ho preso la spada della parola e ho dato il mio fendente citando quel verso che può cambiare le circostanze. Io ho combattuto il buon combattimento della fede. Chiesa, alzati e rispondi al nemico. Chiesa, alzati e combatti la tua sfida spirituale, perché il diavolo è sconfitto. La fede che ha vinto il mondo, Dio l'ha messa nel tuo cuore. Amen. Puoi scrivere amen. E poi dice: ho completato la corsa. Sì, Paolo dice: ho capito che il cammino cristiano non è una gara dei 100 metri, ma è una maratona. Se tu parti sparato in quinta con lo zelo iniziale e pensi che sarà sempre tutto rose e fiori, poi non arriverai alla fine perché sarai stanco. Ma ho capito che il cammino cristiano è fatto di gloria in gloria, di fede in fede, di rivelazione in rivelazione. E non mi sono sorpreso quando ogni tanto avevo un po' di affanno. Ma ho continuato, ho rallentato un attimo e mi sono fatto condurre allo Spirito Santo. Quindi, mio caro, vai alla tappa successiva. Forse sei nel deserto, ma sai qual è stata la tappa dopo il deserto? La terra promessa. Vai avanti per fede, aggrappati al tuo Signore e tu arriverai nella terra promessa, tu arriverai nella speranza del Signore. E poi dice: ho conservato la fede. Ovvero, non ho permesso ad altre attitudini di entrare nel mio cuore. Devi dire questa sera alla tua famiglia, a coloro che sono con te, in primis a te stesso: io vivo e vivrò per fede. Non mollerò, non cercherò la razionalità, non per forza né per potenza, ma solo per il tuo spirito. Io conservo la mia fede, forse piccola quanto un granel di senape, ma io decido di vivere per grazia mediante la fede. Satana, sei convinto? Non mi è convinto, io sono veramente il figlio amato di Dio e continuo a camminare per fede. E infatti è molto interessante la relazione tra perseveranza e fede. Sapete, non sono le persone più talentuose che vincono, ma sono quelle perseveranti. Perché il talento non basta, il talento ti fa fare quella fiammata. Però quante persone abbiamo visto allontanarsi dal Signore, lo dico sempre, persone molto più talentuose di me. Miei amici molto più avanti, più bravi ad insegnare, a predicare, però c'era talento senza carattere. Ricerca la perseveranza, perché è la perseveranza che ti porta alla fine della corsa. E pensiamo solamente a Gesù e la perseveranza. Leggiamo Giovanni 13, verso 1. In Giovanni 13, 1, guardate che bello questo episodio. È scritto: or prima della festa di Pasqua,
sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. L'amore di Gesù è stato perseverante fino alla fine. Non era facile amare quelle persone, mica. Non è facile per Gesù amare Giuda il traditore, perché lui sapeva che l'avrebbe tradito. Pietro che lo rinnegò, i due figli del tuono che gli suggerivano di far scendere il fuoco dal cielo e bruciare tutti. E pensate a quando amò fino alla fine, fino all'ultima goccia del suo sangue, la folla che lo rinnegò, preferendogli Barabba a lui. O tutte quelle persone che fecero delle false accuse verso di lui, forse persone che hanno visto guarigione attraverso la sua vita, o quella folla che aveva sfamato che adesso lo rinnegava, ma Gesù amò fino alla fine, per questo io e tu oggi siamo salvati. E se tu ancora non hai fatto un'esperienza con Gesù, tu puoi avere la speranza e la vita eterna, perché 2000 anni fa Gesù non si è stancato di amarci. Il suo amore non verrà mai meno. La perseveranza nell'amore di Gesù per me e per te ha portato alla resurrezione, quindi alla nostra speranza di gloria. La perseveranza è importante, ancora in Giovanni 18, verso 11, quando Pietro prese la sua spada per salvare il maestro nel Getsemani, e Gesù disse: riponi la tua spada, cosa stai facendo? Ma quella spada significava: maestro, non c'è bisogno che muori, non arrivare fino alla croce, ci penso io. Ma Gesù disse: no, io berrò quel calice, che era il calice della passione, della sofferenza, lo berrò fino alla fine. Fino alla fine, persevererò fino all'ultimo chiodo, fino all'ultima frustata, fino all'ultima goccia del mio sangue, io persevererò. E nella perseveranza c'è la benedizione. Nella perseveranza di Gesù c'è stata la redenzione, quindi mio caro, persevera, non mollare, chiedi nuove forze al Signore, perché il fuoco della passione si alimenta solamente con il legno della croce. Quando ti senti scoraggiato, guarda alla croce, autore e compitore della nostra fede. Signore, io vorrei mollare, ma guardo alla croce, quando tu non hai mollato. Signore, io vorrei cedere al risentimento, all'ira, però tu, Signore, su quella croce mi hai perdonato, hai perdonato i figli di ira, quindi io ti voglio imitare. La passione, la fede si alimenta con il legno della croce. Guarda alla croce e prenda ispirazione per non far cadere la tua fede. E voglio concludere con quello che ci ha insegnato l'Apostolo Pietro. Sapete, dobbiamo aggiungere alla nostra fede la virtù, dice Pietro, alla virtù la conoscenza, l'autocontrollo, la pietà, l'amore fraterno, l'amore. Dobbiamo aggiungere alla nostra fede degli ingredienti. Dobbiamo aggiungere la virtù, che la tua fede sia una fede virtuosa, ovvero una fede ripiena dei valori di Cristo. Metti fede nelle sue virtù. Metti fede nella sua grazia, nella sua verità, nella sua compassione. Quando Gesù si prendeva cura degli ultimi, quando era qui sulla terra, pensi che non lo farà con te? Quando dice in Matteo 6, voi volete molto di più degli uccelli del cielo, dei gigli, dei campi, mi prenderò cura di voi, non stare in ansietà. Aggiungi la virtù di Cristo alla tua fede, aggiungi l'autocontrollo alla tua fede. Non mollare, continua a credere a tempo e fuori di tempo. Aggiungi la conoscenza del Figlio di Dio. Sapete, una cosa che insegno sempre nella mia chiesa è questa. Tante volte con mia moglie siamo rimasti radicati in Cristo non perché abbiamo visto la sua mano agire subito. Delle volte sembrava tardare, ma perché abbiamo conosciuto il suo cuore, perché lo sentiamo quando preghiamo. Quindi aggiungi la conoscenza del cuore di Dio alla tua fede. Non camminare per ciò che vedi, ma cammina per ciò che credi. E soltanto con la preghiera nella cameretta conoscerai veramente il cuore di Dio. E quando non vedrai la sua mano, confiderai nel suo cuore, perché colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, certamente ci donerà tutte le altre cose. Io conosco il suo cuore, perché credo nella croce, e quindi so che prima o poi risponderà e mi tirerà fuori da quel deserto. Amen. E voglio pregare su un verso, l'ultimo verso, e preghiamo su questo, perché sento che ci sono molti cuori appesantiti e questa sera il Signore vuole ristorare, vuole consolare. Sono tanti cuori che stanno gridando: Signore, accresci la mia fede. E Gesù ama queste preghiere. Ama i cuori umili, ama i cuori che si arrendono e che chiedono aiuto. E in Matteo 11, 28, guardate che bella questa scrittura. Matteo 11, 28 dice: venite a me, voi tutti, nessuno escluso. Non importa se tu sei in Cristo da un giorno, non importa se neanche mai hai invitato Gesù nella tua vita, oggi questa è la tua serata, tutti. Con i tuoi carichi, con i tuoi pesi, con i tuoi peccati, voi tutti, tutti significa tutti. Ed è un termine, il tutti, che
che appartiene solamente alla grazia. La grazia può dire tutti. La croce può dire tutti. E quindi la croce e la grazia di Dio è per te. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Il riposo non è in una circostanza che cambia, non è in una condizione a tuo favore, il riposo è in una persona, Cristo Gesù. E poi aggiunge, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, che sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. E questa scena mi ricorda quando andavo a prendere a scuola la mia sorellina. Arrivava la sorellina piccola, andava in prima elementare, aveva uno zaino enorme, pesantissimo. E quando lei usciva correndo dalla scuola, le prendevo lo zaino e alleggerivo la sua schiena, lo portavo io. Oggi il Signore vuole alleggerire la tua schiena da quello zaino pesante pieno di sassi. Vuole dare ristoro al tuo cuore, alla tua anima. Quindi vi chiedo di chiudere gli occhi e di pregare insieme a me, che la sua pace ristori le nostre vite, che la rivelazione del tutto è compiuto scenda nei nostri cuori. E per questo, Padre, noi veniamo davanti alla tua presenza. Sì, veniamo a te, tutti noi, così come siamo, aggravati, forse addolorati, appesantiti, forse il nostro carico è amarezzo, forse il nostro carico è il peccato. Noi veniamo a te in cerca di riposo, in cerca di redenzione, in cerca di quella pace che il mondo non ci può dare che solamente in te. E ti chiediamo, Spirito Santo, togli il nostro zainetto pesante e dacci il tuo carico di gloria, il tuo deposito di grazia. Alleggerisci i cuori dei miei fratelli e le mie sorelle che in questo momento sono in difficoltà. Sorreggi, Signore, le loro vite. Dai forza allo spostato, dai vigore a colui che è stanco. Ti prego, Signore, che questa rivelazione del tutto è compiuto diventi fondamento per le nostre vite. Voglio sgridare ogni spirito bugiardo, ogni spirito di confusione che vuole sedurre le menti della tua Chiesa, Signore, per portare scoraggiamento e sconfitta. E ti prego, Spirito Santo, convinci di peccato, di giustizia e di giudizio, affinché questa serata sia una serata di salvezza, di liberazione e di guarigione. E per questo ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, perché sappiamo che in te siamo più che vincitori in virtù del tuo amore, e di questo te ne saremo per sempre grati con tutto noi stessi. Oggi inizia un nuovo capitolo della nostra vita, una nuova tappa della nostra corsa verso la vittoria, perché tu l'hai promesso e così sarà. Nel nome di Gesù, e la Chiesa scrive Amen e Amen.